Finalmente la rotonda imborgata Vittoria diventa realtà, finalmente per i cittadini residenti. Sì, siamo molto contenti perché chiaramente era un'opera che il territorio aspettava da tantissimo tempo ed è proprio la nostra modalità di governo in città metropolitana, quella di riuscire a recuperare tutte le opere incompiute del passato che appunto i territori aspettavano. Non è la sola, noi abbiamo già messo a bilancio i soldi per questa rotonda già nel bilancio 2018, la gara è stata conclusa a fine dicembre, l'assegnazione dei lavori sarà la prossima settimana, quindi si cominceranno con i lavori preparatori a febbraio perché le condizioni meteorologiche permettono di fare solo i lavori preparatori a febbraio, poi si comincerà con la rotonda vera e propria. C'è un'altra opera che è la Stazione di Ponte, anche quella è stata messa addirittura nel bilancio 2017, che è stata appunto chiaramente messa a bilancio per poter poi fare la gara, anche quella è stata aggiudicata. Poi c'è un'ulteriore novità perché è stata divisa in lotti, quindi abbiamo anche approvato l'ulteriore proseguimento dell'altra fase della Stazione di Ponte. Qualche dettaglio tecnico sulla rotonda imborgata Vittoria? Allora, la rotonda imborgata Vittoria rispetto al progetto originario, che prevedeva tutta una modifica degli accessi anche degli edifici intorno a questo incrocio, è un progetto leggermente più ridotto ma che risolve completamente le problematiche viarie e regola gli accessi tramite dei New Jersey, regola gli accessi alla cascina e alla zona sportiva con una viabilità molto più sicura e più lenta che possa permettere appunto di evitare i problemi di sicurezza che questo incrocio ha sempre avuto. Si presume che sarà terminata quando? Allora, diciamo, i lavori sono, nel contratto di gara ci sono 90 giorni per finire i lavori, chiaramente massimo 90 giorni, ma sicuramente sarà finita prima, quindi cominciando a fine febbraio a fare proprio i lavori della rotonda, finiti i lavori preparatori, si presume che per giugno possa essere già attiva, ma anche prima. Per quanto riguarda la Stazione di Ponte invece? La Stazione di Ponte ha anche lo stesso tipo di programmazione lavori, perché i lavori sono stati consegnati, quindi si partirà prima con la demolizione dell'edificio che permetterà l'allargamento proprio nell'abitato di Pont per poter risolvere quel problema, e anche quelli avranno una tempistica più o meno simile, però l'importante è che i lavori vengano cominciati. Consigliere Mauro Fava si è messo in prima linea per riuscire a ottenere questo? Ci siamo messi in prima linea? No, ci siamo messi in linea col territorio, abbiamo risposto alle esigenze del territorio che aspettava da più di 40 anni, siamo stati non più bravi degli altri, forse siamo stati più sul territorio, abbiamo risposto alle richieste, abbiamo guardato quello che era la parte principale, che è la sicurezza della nostra gente, e quella l'abbiamo messa in prima linea. Grazie, come diceva il consigliere delegato Iaria, sono cose che abbiamo programmato prima, sono state le cose che abbiamo messo nei bilanci 2017-2018 per portarli a casa oggi come opere. Questa mi fa onore perché sono le prime mie interrogazioni in città metropolitana al consigliere Iaria, che ha preso a cuore il nostro canavese, e si vedono già dei risultati perché sono alcuni mesi che sia i cantonieri sia le imprese stanno lavorando sul nostro territorio per dare quello che da anni è sempre stato messo solo o nella bocca o nelle biro di qualcuno, ma mai sul territorio. Noi abbiamo fatto squadra dal primo momento che sono diventato presidente della seconda commissione lavori pubblici con il consigliere delegato Iaria. Abbiamo portato a casa qualche risultato, ce ne sono tanti perché questo è l'inizio di qualcosa che non sappiamo come va a continuare, però siamo partiti, oggi ci siamo, abbiamo portato dei risultati che il territorio aspettava, questo ci onora tutti, non solo noi ma ci onora tutto il Consiglio metropolitano, perché se loro non votano noi possiamo fare la nostra parte, ma abbiamo bisogno di loro. Un bel lavoro sinergico per il territorio. Come dicevo prima a un vostro collega, forse io e Nino abbiamo iniziato un po' prima a guardare il colore giallo-verde e qualcuno ne fa, e questi sono i risultati. Noi siamo trovati in sintonia subito, avendo delle difficoltà anche nel modo di approcciarsi con le cose, però abbiamo lavorato, e non solo per il canavese, perché per tutta la città metropolitana. Penso che abbiamo incontrato più sindaci noi in 2 anni nelle commissioni o nel territorio che quello che c'è stato prima con 7 anni tra vice sindaco di città metropolitana e assessore alla viabilità. Non so quanti sindaci abbia trovato, ma noi abbiamo portato poche ma qualche risposta, senza fare politica ma fare territorio. Questo dobbiamo riconoscerlo perché siamo stati bravi, la bandiera politica a casa, il territorio in prima, e poi risponderà il territorio quando si andrà a chiedergli qualcosa. Ci diceva prima la signora dello stabile qua, non siete mai venuti prima a chiederne passare, no, noi non, sia io che
l'amico Nino, non chiediamo nulla prima, perché prima devi dare di chiedere. Noi siamo gratuitamente in città metropolitana a fare il nostro servizio e questa è la dimostrazione che noi siamo nel territorio, per quello che, non per quello che ci pagano, perché non ci pagano, noi andiamo lì gratuitamente e lavoriamo per il territorio. E invece sulla strategia di ponte è stata una cosa messa in piedi, il secondo consiglio fatto metropolitano, che ho chiesto a Iaria spiegazioni perché il giorno prima che avevo presentato l'interrogazione un camion aveva portato via un pezzo di balcone di nuovo. Io sento anche Valso Anino, mi sono detto questa deve essere fatta, almeno iniziare un cantiere per dare uno sviluppo maggiore alla nostra Valle Soana. La Valle Soana senza quella strettoia ha già difficoltà a reggere la situazione economica che c'è, perché è una valle che si basa soprattutto sul turismo. Con una strada messa in condizioni, diciamo, non diciamo medievali ma quasi, con questa e con i vari lavori che si stanno ripristinando nella 47, diamo un po' una nuova vita alla Valle Soana. Questo mi onora, come nella Valle Soana anche la 460, che parte un'altra parte di cantiere, che viene ultimata un'opera iniziata qualche anno fa e viene ultimata in questi giorni, partiranno anche l'altro cantiere. E questo che devo sempre dire, riconoscere la parte attenta del consigliere delegato Iaria e di tutto il consiglio. Finalmente la rotonda in Borgata Vittoria. Ancora non ci crediamo, cioè sembra tutto un sogno, tutta questa gente che si occupa finalmente di noi ci sembra una cosa quasi quasi, finché non vediamo non ci crediamo, però stamattina ci siamo svegliati ed è una bellissima giornata. 40 anni in cui abbiamo visto di tutto e di più, gente che ha fatto tante promesse, gente che ha criticato, è sempre politica. Noi non siamo per partito politico, siamo per chi vuole fare qualcosa per i cittadini di Bosco Nero, perché ce n'è tantissimi che provengono da Bosco Nero, per noi come Borgata Vittoria, ma anche per tutti quelli che transitano. E ne abbiamo visti veramente tanti, morti, feriti, incidenti. E per chi ha un po' di sensibilità vedere queste cose è proprio brutto. E per la prima volta qualcuno che non ci aveva assolutamente promesso nulla, e parlo di Fava, di Paola Forneris, di Rostagno e del loro entourage, insomma, finalmente hanno fatto qualcosa senza promettere nulla, quindi siamo entusiasti e non possiamo che dirvi grazie, grazie di cuore, perché è un sogno che si realizza. Per 40 anni ci siamo fatti il segno della croce quando si usciva da noi, perché era sempre un miracolo se riusciamo vivi, perché uno arriva di qua, uno arriva di là, 50 velocità arrivano a 120, 130, d'estate le moto che facevano paura. In pratica se è un miracolo di Dio, un miracolo anche di chi si è prestato. Quindi assolutamente al di fuori di ogni fazione politica, perché siamo stanchi di politici che promettono, sono state questa volta persone che si sono impegnati, si sono presi l'impegno e ci hanno fatto vedere la luce finalmente. Quindi ancora grazie di cuore, perché sono state persone che ci hanno preso come persone, come casi umani e non come elettori.